Bene, ciao a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata. Ciao Max. Ciao, ciao Giovanni, buonasera, ciao a tutti i ragazzi. Ciao a tutti. Allora, questa puntata, come già potete leggere sullo sfondo, parliamo del cinema horror italiano, terrore italiano. Affronteremo questo argomento parlando sia del cinema di ieri, ma soprattutto del cinema horror di oggi, insieme al nostro ospite, ben ritrovato, al nostro caro Claudio Lattanzi. Ciao Claudio. Ciao ragazzi, ciao, ciao Giovanni, ciao Max. Tutto Grazie bene? di avermi Ciao. invitato. Ma è Sì, tutto bene, grazie. sempre un Grazie. piacere. Anzi, è passato anche molto tempo dall'ultima volta che È sei venuto a vero, trovarmi. è vero. Sai che non mi ricordo quando? Sì, è È stato vero. l'anno scorso insieme a Claudio Addirittura l'anno Simonetti scorso. e, sì, e Ah, Stivaletti. e Sergio Stivaletti. Sì, Esatto. è vero, Era è vero, è vero. Era l'anno scorso, ragazzi. Sì, mi sa Sì, che se era non l'anno sbaglio era scorso. sempre ottobre, forse, settembre-ottobre, era dopo l'estate, sì. E Ammazza. niente, passa il tempo, Sì, eh. pazzesco. Allora, io, Pazzesco. Beh, niente, ho sentito la musichetta iniziale, Che ne del pensi? di là. Sì. Certo, un argentiano come me mi mettete Fulci. No, sto Dai, scherzando. ci sta No, bene no, con no, no. tutta. Frizzi Bene ci con sta tutti. sempre bene. Frizzi è un mito, è un mito, è Ebbene. un mito. Claudio Simonetti è un mito, Frizzi Sì. è un mito, Lucio Fulci, un mito, Dario Argento, cioè quel cinema era un mito, quindi Certo. era il tempo del sogno, dai, andate avanti. Infatti, perché tra poco No. infatti parleremo proprio di questo. Intanto volevo salutare un po' di persone che si sono collegate. Vorrei salutare Nicolas, Nadia è venuta già a trovarci, e poi c'è Fabrizio. Nadia. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao a tutti. E niente, tu hai già accennato appunto a un argomento che vogliamo trattare, ovvero il tuo progetto che vedrà la luce quando, Claudio, scusami. Allora, questo è un progetto che mi sta portando via 10 anni di vita praticamente. Però ho finito il montaggio, quindi devo dire che appunto si chiama Il tempo del sogno. Comincio la post-produzione sicuramente la prossima settimana. E niente, praticamente adesso ci saranno quei 2 o 3 mesi, credo, di post, perché post audio e video, e credo che alla fine uscirà, cioè dovrebbe essere pronto per gennaio. Non so se subito dopo le feste oppure a fine gennaio, però credo che sia quello, insomma, il periodo. C'ho un ritorno in cuffia. Sì, Ho un ritorno in cuffia. effettivamente sento il tuo ritorno anch'io. Pure Strano, prima non te, c'ero. Sì, eh? È ora mi vero, è sembra vero. che sia tutto a posto, credo. Sì, Non fammi sento più nulla. sentire. Mi senti? Tutto Sì, ok? Ti ti sento? sento. Ok, perfetto. E dove potremmo vedere poi questo documentario? Cioè in streaming o esce anche in un video? Allora, io adesso per ora non so niente. Ok. E sono stato già, credo che farò, insomma, l'iter classico dei festival, e poi vorrei mettermi d'accordo, ecco, con qualche label, con qualche cosa, e cercare di, chiaramente, di commercializzarlo e di farlo vedere. Spero che abbia più visibilità del mio passato di Aquarius Visionarius, Un gran che peccato, sì. purtroppo per diritti cinematografici e varie cose è stato bloccato, perché hanno chiesto una cifra immane di diritti, e allora ha fatto solo il percorso festivaliero, cioè solo ai festival, e quindi ho avuto molte soddisfazioni da Aquarius Visionarius, devo dire. Mi sembra che lo sta aspettando Max. È vero, vabbè, Esatto. ci ho perso le speranze. No, io No, invece ho no, no. avuto la fortuna di vederlo, quindi è stato Senti, davvero giraglielo, molto se bello. ce l'hai, giraglielo te, perché ti giuro, non lo trovo in questo momento. Non lo, sembra che Ok. sono cattivo. È vero, a saperlo, non ci ho pensato. Giovanni, me lo mandi, ti mando Ok, l'email. va bene, Esatto. assolutamente, Grazie. assolutamente poi Quindi, te lo ecco, mando. penso che entro gennaio sicuramente sarà finito, e da lì cominceremo a farlo vedere, perché non è, io penso di aver fatto un bel lavoro,
coadiuvato da Davide Pulici, che è appunto Notturno, scrittore, giornalista di Notturno, ideatore di Notturno insieme a Mario Gomarasca, e abbiamo ideato questo docufilm scritto da lui e da me, poi chiaramente regia mia, e lui fa una specie di Caronte nel cinema che fu degli anni, soprattutto degli anni Ottanta. Siamo entrati molto nel cinema degli anni Ottanta. Sì, infatti ho dato un'occhiata anche ai vari post che sono stati pubblicati. I personaggi che partecipano a questo documentario, abbiamo comunque Stivaletti, Simonetti, giusto, Bava e tantissimi altri. Sì, perché allora Il tempo del sogno, questo docufilm, è nata l'idea per approfondire un argomento in particolare di quel cinema. Come mai? Quindi noi abbiamo sorvolato gli anni Ottanta, perché non è un docufilm dove si è parlato, che ne so, la Film Mirage ha fatto la casa 4, la casa 5, quell'altra, cioè a noi non interessa questo, cioè perché all'epoca le case di produzione erano molto attive, no? Sia la Film Mirage per quanto riguarda l'universo di Gio D'Amato, poi c'era l'universo argentiano con all'epoca la DAC, che era la società di Dario, e quindi ha fatto La Chiesa, La Setta, Demoni 1, Demoni 2. Poi c'erano i film di Lucio Fulci, chiaramente, no? Quindi noi abbiamo, Pulici e io abbiamo un attimo messo il focus su tutti gli anni Ottanta. In particolar modo quello che ci interessava era sapere e approfondire con le persone che hanno fatto quel cinema, perché nell'85, quando uscì Demoni fu un successo clamoroso, Demoni di Lamberto Bava, prodotto da Dario Argento. Sì. E quindi dal punto di vista box office, dal punto di vista di tutto, fu un fenomeno, proprio un film molto, molto difficile da fare, pieno di effetti speciali, dove in primis c'era appunto Sergio Stivaletti che veniva da Fenomena e quindi si è trovato questa massa, capito, di effetti speciali che ha dovuto, bene o male, accontentare sia Lamberto che Dario, quindi era una cosa molto particolare. E quindi Demoni, che è stato il massimo, la punta dell'iceberg, lo zenith proprio del successo commerciale, poi dall'85 in poi, piano piano, quel tempo del sogno, quindi tutti quei film, i maestri, tutte le maestranze, piano piano le case di produzione piano piano si sono sciolte. Quindi chi è fallito, chi ha smesso di produrre, fino a, secondo noi, il colpo proprio, la fine, il De Profundis, è stato Della morte e dell'amore di Michele Soavi. Poi c'è, chiaramente questo lo diciamo nel docufilm, c'è anche un canto del cigno, che è La maschera di cera, che doveva fare Lucio Fulci, di Sergio Stivaletti. Poi l'ha fatto Sergio Stivaletti. E quindi tutto quel cinema che era negli anni Ottanta, che io ho vissuto, perché è stato un cinema pazzesco, geniale, pieno di idee, si facevano 2000 film, capito? Quindi l'horror era molto importante, poi all'improvviso si è dissolto tutto. Infatti dal 94 in poi c'è stata una fortissima crisi del cinema di genere italiano, lasciamo perdere gli altri film di genere tipo western, cose che si sono fermate addirittura alla fine degli anni 70. Sì. Ma non si è fatto più niente. Quando dicono un po' è risolto l'horror, ma non è risolto, perché non è, cioè chi dice che è risolto ora il cinema horror non ha visto, non è cresciuto in quell'epoca, capito? Quella è stata proprio l'ultima ondata, e quindi noi abbiamo voluto approfondire attraverso gli autori che hanno fatto quel cinema o hanno partecipato a quel cinema, e tutto ciò che è successo. E in realtà poi alla fine non c'è una vera spiegazione perché tutto si sia fermato e non si sia fatto più nulla, capito? Addirittura pensa che hanno girato dei film, delle serie televisive girate, che non sono state mai mandate in onda, capito? E quindi alcune di Fulci, alcune di Bava, quindi è stato un mistero. E noi ripercorriamo. In effetti avevo una domanda da porti, in effetti, che riguardava proprio la fine, cioè la fine di sto filone che tu hai definito con Della morte dell'amore, un po' con La maschera di cera di
di Stivaletti, ma una causa oppure un'ipotesi sul perché è finito tutto ciò tra Secondo me, siamo nella prima metà degli anni 90, penso, 94, sì, giusto? Con della morte sì. della moglie. Se non c'è una causa specifica, almeno un'ipotesi sul perché, cioè, vogliamo provare ad arrivarci, se ci puoi Ma dare il una mano perché, te. guarda, cioè molti dicono per la televisione, molti dicono per il prime time, cioè nel senso allora prima i film, no, horror per dirti, venivano anche trasmessi nelle televisioni a un orario di prima serata, che erano le 8:30, le 9. Poi credo che passò una legge che questo non si potesse più fare e quindi venivano relegati alle 10:30, 11, quindi in seconda serata e quindi l'horror ha perso potere contrattuale. Ma il fenomeno italiano, sinceramente, si è dissolto così, cioè, senza neanche una causa. I produttori non investivano più, non c'erano più le figure dei produttori, capito? E cosa che invece all'estero è continuata a esserci, anzi, al di là in America, hanno affinato proprio le armi, i mercati orientali addirittura peggio. Certo. Noi abbiamo lasciato perdere il genere, ci siamo focalizzati, noi siamo maestri. Penso che siamo maestri nel focalizzarsi in un unico genere, cioè quando esce, che ne so, un film generazionale, per 20 anni si fanno solo film generazionali perché quello ha incassato, ok. Se esce una commedia di Zalone che fa ridere, tutti a fare le commedie di Zalone. Esce il film, che ne so, Gomorra, tutte serie televisive su Gomorra, su Burra, cioè tutto monotematico, capito? Sì. E quindi si è un po' ridotto ciò che si faceva prima, al di là che poi chiaramente i momenti storici passano, cambiano, tutto si evolve o si ritorna al passato, è tutto un susseguo, come dice giustamente Fiore Argento, tutto ricomincia, capito? Quando arrivi al massimo, forse abbiamo bisogno ancora di, non lo so, 20 anni di purgatorio e poi forse, capito, riusciremo a fare qualcos'altro. E però è stato proprio, allora, è veramente un documentario bello perché è stata una sfida innanzitutto perché è un docufilm dove io non ho messo assolutamente spezzoni di film, perché non si parla di film. Capito? Cioè ormai i film li conoscono tutti, cioè le persone che sono appassionate del cinema horror, che gli va a spiegare l'aldilà, ma chi se ne frega, gli va a spiegare Suspiria, vabbè Suspiria è un altro periodo perché anni 70, però gli va a spiegare film horror che sono stati fatti negli anni 80, cioè demoni, non ci interessa, capito? Cioè abbiamo voluto approfondire un argomento secondo me molto più importante. E questo dà anche comunque una mano con la distribuzione alla fine, come dicevi tu prima per Aquarius, il problema è stato Sì, anche no, ma l'inserimento dei allora filmati. è chiaro che facendo un docufilm particolare, io ho guardato anche l'aspetto appunto dei diritti cinematografici, perché poi, sai, i diritti cinematografici di film degli anni 80, dove società fallite, poi sono state prese da RT, poi insomma è un Certo. casino. E allora per non entrare in quel ginepraio pazzesco che poi alla fine non ci esci, ma poi alla fine devo dire che lascia il tempo che trova, perché se tu fai un docufilm per porti delle domande e cercare di risolvere, di dare una spiegazione a queste domande, a me deve vedere pezzetto de deliria, ma che me frega? Cioè non mi interessa perché non c'entra niente. Sai, noi abbiamo, poi i film sono stati sorvolati dagli autori stessi. Non è che sono io che parlo, che ne so, di deliria, è Michele Soavi che quando l'abbiamo intervistato accenna, ma deliria neanche, accenna un po' alla Chiesa, perché Davide Pulice che fa il Caronte, è chiaro che ti porta un minimo in quei meandri. Però poi non ci interessava più di tanto, capito? Fare la cronologia di appunto Dario Argento che ha prodotto, quell'altro che ha prodotto, cioè no. E quindi credo che lo scopo l'abbiamo raggiunto, è lungo, è un bel documento, docufilm, perché dura quasi 2 ore.
quindi è abbastanza bello tosto. Io ero un po' preoccupato all'inizio perché ho detto forse 2 ore sono un po' troppo, 1:54 per l'esattezza, e invece secondo me io lo dico, è chiaro che funziona, poi sarà il pubblico a decidere se funziona oppure se invece per l'appassionato funziona. Non sono mai abbastanza le ore, sì, per l'appassionato sicuro ma sai, questi sono docufilm. Sì, ma questi sono docufilm che agli appassionati chiaramente è il primo canale, perché poi dopo magari ecco si riesce pure a interessare persone che non sono amanti proprio fino allo spazio di dell'horror, che magari gli piacciono i film drammatici, però vogliono capire un attimo, vogliono entrare in un determinato periodo che ha fatto insomma cassetta, perché non ci scordiamo che i cosiddetti film soprattutto degli anni 70, poi i film l'intelligenza cinematografica diceva di serie B, sono quelli che portavano i soldi ai produttori, che potevano con quei soldi rientrare dei flop dei grandissimi registi che erano sicuramente dei top, però non tutti i film a livello di pubblico incassavano quanto spendevano, quindi c'era sempre questo, no? E quindi si faceva poi il filmetto western negli anni 70 che costava pochissimo, incassava magari tanto, perché così si pianeggiava un po' il tutto, capito? Certo, quindi questo è. Quindi ritornando al tempo del sogno, che poi questo titolo mi piaceva perché poi era, poi si parla anche di alcuni progetti che dovevano essere fatti ma non sono stati fatti. Per esempio il tempo del sogno era un film che doveva fare Michele Soavi, capito? Dopo la pubblicità famosa della Croma con Dario Argento in Australia. E andavano appunto giù per girare lo spot della Fiat Croma all'epoca, voi non eravate neanche nati forse, non lo so. Forse io sì. E tu sì, no, era una parte scherzi, non so di quando sei, però era l'87, 86. Beh, dai, avevo 3 anni, dai. Dai, esatto. E, io 6 anni. E quindi doveva fare questo film, poi non l'ha più fatto, insomma. E poi la cosa carina, devo dire che sono state tutte le persone che ho intervistato, che adesso non vorrei dimenticare qualcuno, però che ne so, è uscito adesso, Francesco Lomuscio ha fatto una sorta di appunto articolo, no? Sì, l'ho letto, dove racconta, esatto, dove un minimo parla del tempo del sogno, e tutte le persone che hanno collaborato si sono messe proprio in gioco, e questi li ringrazio perché hanno fatto della fiction praticamente, capito? Quindi gli ho fatto fare anche delle scenette, delle cose, quindi questo sono molto contento. E quindi è un po' particolare, è un docufilm un po' particolare, dove è tenuto insieme dai dialoghi, e quindi non dal montaggio visivo, perché tu puoi vedere Pulici che intervista, che ne so, fa una domanda a Lamberto Bava, controcampo la fa Barbara Cupisti, per dire. Però gli argomenti sono diciamo collegati, quindi è un montaggio fatto sull'argomento più che sul video. In questo viaggio, oltre a Pulici, come ho già detto, che funge da Caronte, prezioso collaboratore, devo ringraziare anche il film editor, che è Luigi Scarpa, che poi è anche un regista, Luigi, e quindi collabora da me da un pochino. Mi ha fatto piacere appunto che si è proposto come film editor una persona che ha dato anche al montaggio una cosa molto, un imprinting molto 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 particolare. E poi oltre a Luigi Scarpa anche Marco Testani, che è un DOP giovanissimo, e quindi mi ha seguito, c'ho questi due che fanno parte della mia ciurma della Malora praticamente, quindi, come i vecchi pirati. Senti, ma a livello invece di film, hai qualche progetto in mente dopo Every Blood's End? Vabbè, film, praticamente, vabbè, avevo scritto una sceneggiatura con Antonio Tentori, veramente, allora, io ho scritto il soggetto con Davide Pulici e la sceneggiatura fu scritta da Antonio Tentori in collaborazione con Davide Pulici, che era il famoso Beyond the Beyond, che si è arenato chiaramente per ora perché cercava una produzione insomma seria, e quindi la produzione seria in questo momento
difficile. Cioè, ne avevo trovata una, però sai quando perdono tempo, mesi, e quindi un attimo. Allora ho deciso, siccome quello è un progetto molto particolare che ha bisogno di avere un certo budget, non si può girare con pochissimo, e allora adesso mi sono messo in a scrivere nuovamente un soggetto, e un horror, che quindi sto vedendo di cercare di fare il soggetto e dare la sceneggiatura poi a Antonio Tentori per fare. È un film molto più semplice di quel Beyond the Beyond, chiaramente, però fra Il tempo del sogno e Beyond the Beyond vorrei fare questo, e quindi in inverno lo vorrei fare, cioè nel senso verso gennaio, che ho finito praticamente Il tempo del sogno, vorrei cominciare questa storia che per ora è top secret perché sto scrivendo, certo, il soggetto, e quindi non è, però è un horror, mentre Every Bloody sarà un horror un po' autoriale, un po' particolare, che poi potrebbe piacere o non piacere, per carità, però questo è un horror molto più violento, molto sempre claustrofobico, sempre un po' desertico, sempre. A me piace molto raccontare con poche persone e il disagio, ma anche nel nulla, no? luoghi non luoghi, quindi questa è una linea stilistica, cifra stilistica e narrativa che mi piace raccontare. Io dal 2007, da quando ho fatto quel cortometraggio che La vita è già finita, che è un noir, che è stato, ho preso i contributi statali come opera culturale per farlo, ho un po' cambiato modo di raccontare le storie. Prima il pre, nell'era paleolitica, era in un certo modo, adesso invece preferisco raccontarli in altro. Poi magari non piacciono, ma l'importante è che piacciono a me, questa è la cosa principale. Quello, certo. Quindi comunque si tratta sempre di un progetto horror, anche sì, il prossimo. Sì, non riesco a scrivere una commedia. Senti, io sento delle cose sotto, eh. Cosa senti? Perché io non sento nulla. Max? Io sento. Se sentite qualcosa, scrivetecelo, perché non lo so. Senti una voce? Perché se senti una voce è preoccupante. Sì, sento come se fosse un... tipo il mio ritorno, però non che non si capisce niente, tipo così. Sì, lo sento. Hai sentito? Attualmente non sento nulla. Fabrizio ci dice, allora, è vero, anch'io lo sento, come se ci fosse una TV accesa. Sì, tipo. Per caso, non so, Max, tu hai la TV accesa? Io no. Come vedete, io sto in una stanza di un manicomio, come potete vedere dalle pareti bianche, sto in una casa di cura mentale. Non c'è nulla in questa stanza, è vuota, sto io un PC. Allora, se vi dà fastidio, ditecelo subito, anche perché non so che dobbiamo fare, magari spegniamo la diretta a questo punto, non so che dire, io non sento nulla, io, ma non so. No, adesso no, non sento niente. Forse a momenti. Tipo l'esorcista. Vabbè, spero che non sia un disagio per il pubblico questo va e viene di eco. Allora, una domandina per Claudio. Vai. Lo sento. Sì, effettivamente sembra come se ci fosse questa voce di sottofondo, come se ci fosse una radio, una TV accesa. Sì, ma è quando, per esempio, quando parli tu si sente che è il tuo ritorno. Io adesso è il mio ritorno, però non sono. È un ritorno dove si sente come se fosse. Sì. Non riesco a capire da dove. No, io no. Questa volta non c'entro, allora. Io, aspetta, vediamo, parla. Io sì. Vediamo un po'. Tu senti il ritorno, ma è strano, sì. Eppure hai le cuffie, è strano, perché di solito magari senza le cuffie dovrebbe... Allora, sì, anche Mirko, grazie Mirko di essere con noi, è una specie di eco. Quando parla Giovanni non si sente nulla, ma guarda, questa volta non c'entro, io di solito c'entro sempre col malfunzionamento della connessione. Sei contento, Giovanni? Non c'entri nulla. Vabbè, ma non è che posso parlare sempre io, deve parlare Claudio soprattutto. Quindi, vabbè, facciamo un tentativo, proviamo ad andare avanti. Io, allora, prima la domanda la fa prima Max e poi volevo fare una domanda anch'io generica, vai. Sì, no, ha detto che Il tempo del sogno doveva essere, se ho capito bene, un film di Soavi negli anni 80?
era un che doveva fare da regista. No, lui voleva fare questo, aveva scritto un soggettino nel, mi sembra, 87, dopo Deliria. Da questa esperienza della pubblicità, poi dopo niente, è finito tutto così. E allora io ho preso come titolo il tempo, perché secondo me era adattissimo il tempo del sogno, perché quello era un tempo del sogno. Cinematograficamente parlando, era Di secondo me è cosa stato doveva il periodo. parlare, se lo sai? No, non lo so. Parlava di aborigeni, di cose strane. Non ho capito, scusami. No, di cosa c'è il soggetto del tempo del No, il sogno? soggetto no, si parlava degli aborigeni in Australia, quindi il fenomeno dell'acqua. Io credo che erano delle sensazioni che poi lui ha riportato molto nella setta, capito? Perché nella setta, capito, l'elemento importante era l'acqua, c'era il pozzo, i vari livelli che scendevano, quindi era un pre-setta di molti anni, diversi anni prima. Se è girato il tempo del sogno, probabilmente non sarebbe uscito la sette. Non ho capito. Ho detto, se avesse girato il tempo del sogno, probabilmente la setta non vedeva la luce. Non lo so, non lo so. Magari avrebbe fatto la 7 in un altro modo, capito? Ah, anche sì. E sì, anche perché poi dopo scrivendolo con Gianni Romoli, capito, lui ha messo delle sensazioni che aveva da diversi anni, appunto, aveva vissuto, e quindi ecco perché ti dico, secondo me il film di riferimento di quell'argomento è la setta, non è la chiesa. Vorrei fare anche una domanda a Claudio. Allora, tu prima dicevi che commedie non faresti mai una commedia, ma escludendo il cinema horror, quale altro genere ti piacerebbe comunque provare a girare? Non so, western, tornando indietro negli anni anche, non per forza adesso, che magari il No, ma western. guarda, neanche tornando indietro negli anni, ti dico, allora, pre-Covid avevo scritto insieme ad altre persone una storia che si chiama La pelle del buio, che è un noir. E quindi il noir è il genere che mi piace molto. E addirittura mi avevano fatto anche un'opzione, una casa di produzione importante mi ha fatto un'opzione per un anno per cercare di creare il pacchetto. Chiaramente sempre un low budget, però un low budget di livello. E poi dopo col Covid è successo un bordello e quindi è saltato tutto, capito? I noir mi piacciono molto, però per dire, guarda, io avevo conosciuto, adesso non mi ricordo l'anno, era ancora vivo, che era Mario Cotone, che era un produttore, nasceva come organizzatore e credo che abbia fatto anche dei film con Sergio Leone. È una persona squisita, un grossissimo professionista e poi era diventato anche produttore o produttore esecutivo, non ricordo bene, dove lui fece il film come produttore epilenco, non so se l'avete visto all'epoca, Malcolm il Bowen, epilenco, e parlava di quel maniaco, no? Serial killer in Russia che uccideva i bambini. E allora io avevo conosciuto Mario Cotone e gli avevo portato una sceneggiatura di un thriller. Io negli anni fine 90, primi 2000, volevo girare un thriller tipo proprio alla Profondo Rosso, di Giuseppe Amante di Argento. Avevamo scritto insieme a Maria Bruna Antonucci, questa mia amica che scrive romanzi gialli, e avevamo scritto questa storia. E chiaramente, non avendo l'appeal del nome Argento, forse una sceneggiatura simile Argento, però ero fissato. E ho incontrato Maria Bruna, gliel'ho proposta e lui giustamente mi ha detto: guarda, in questo momento i thriller erano i primi anni 2000 e i thriller non se ne fanno. Se tu mi porti una commedia, io la commedia la monto, riesco a fartela fare, e io la commedia ci riesco a farla, e quindi non l'ho fatto, capito? Cioè non ci riesco, non saprei farla, capito?
Quindi sì, credo quello lì. E poi avevamo scritto insieme a un mio amico regista, che è Cristian Angeli, anche lì intorno al 2003-2004, e un mio amico scrittore e sceneggiatore, che è Sandro Arista, e avevamo scritto una storia che ho cercato di portarla a 2000 persone, perché è una storia sulla... una storia molto nera, molto sulla body art, e ti parlo del 2002-2003, sono andato da diversi produttori, alla fine nel 2010 l'ho mandata anche a Rai Cinema, è stata scartata perché praticamente secondo loro, soprattutto Rai Cinema, non era originale, cioè non poteva suscitare interesse. E si parlava appunto di body art, si parlava di Gina Pane, di Orlane, che sono state delle body artist molto famose degli anni 70. Guarda caso, adesso è uscito l'ultimo film di Cronenberg, dove c'è la trasformazione del corpo, dove in qualche modo la body art evoluta la fa da padrone, e dove c'è questo sottile cambiamento appunto della società, cose che noi avevamo toccato, non a livelli di Cronenberg chiaramente, però erano molto presenti, e come succede spesso in Italia, capito? Ah, vabbè, ma quello che ti metti a fare la body art che è finita negli anni 70, capito? Quindi quel progetto nel cassetto si chiama Quella parte di te, e la mia attrice, io sempre quando abbiamo scritto questa storia mi sarebbe piaciuto Isabelle Huppert, perché secondo me è favolosa. Adesso farà un film di Dario Argento, farà l'ultimo film di Dario, che dovrebbe partire in primavera, perché lei è un'attrice francese favolosa, capito? Quindi sempre legato, diciamo, all'horror, al noir, alle storie un po' oscure, commedie, storie d'amore, no? Non saprei come farlo. Ho capito. Guarda, un'altra domanda. Voglio farti una domanda su Killing Birds. No, sto scherzando. Allora, non ti sento più. Vabbè, stai scherzando. No. Prima non ti sentivo, adesso sì. Ah, ok, vabbè. Comunque non te la faccio su Killing Birds. Parliamo del cinema contemporaneo italiano horror. Di cosa dobbiamo parlare? Tu l'hai visto l'ultimo di Dario Argento, giusto? Sì. Occhialine. Cosa ne pensi? Vabbè, allora. Io ho sempre sto ritorno in cuffia che è tremendo, Ma voi mi sentite bene? Io sento perfettamente, non sento ritorni, non sento nulla. Va bene. No, l'importante è che si senta quando parlo, solo questo. Sì, spero il pubblico, se si sente male ditecelo, però io non sento nulla, tutto a posto. Comunque, allora, guarda, Occhiali Neri. Allora, io amo Dario Argento, e l'ho amato nei primi passi e l'ho amato alla fine, perché sono un fan di Argento, un po' come il fan di Lucio Fulci, che Lucio Fulci ha fatto dei film bellissimi all'inizio e poi delle produzioni meno belle alla fine. Non bella, ma... Nel senso che Occhiali Neri, allora, io avevo letto il primo trattamento, perché questo è un film che doveva uscire doveva essere fatto nel 2001 o 2002, non mi ricordo, e poi non si è più fatto per N ragioni. E poi praticamente Dario ha deciso di rifarlo dopo 20 anni, quindi cambiando anche alcune cose. E per me, a me è piaciuto, però c'è da dire che per me Dario è come Andy Warhol, capito? Nel senso, Andy Warhol, adesso sta bene, lo sai che non sento più il ritorno. Allora, forse ho capito, forse sono io, ho provato a togliere il mio microfono e quindi non senti. Faccio una cosa, non parlo più, quando voglio parlare con il microfono è meglio. Sì, adesso è perfetto. Quindi dicevo, per me Dario è come un quadro di Andy Warhol. Andy Warhol mica fa tutti i capolavori, però è sempre Andy Warhol. E quindi Occhiali Neri per me è un film che è più profondo di altri film ultimi che lui ha fatto.
ed è un film cinematografico, non è televisivo, mentre alcuni altri film in produzione poteva sembrare un po' tipo Il Cartaio, poteva essere televisivo, un po' di fotografia, un po'. Cioè, io ho trovato invece in Occhiali Neri del vecchio Dario. Ma allora, però vorrei spiegare questa cosa, perché tutti dicono: no, è una cagata, fa schifo, sei rimbambito. Cioè, non è così, perché c'è. Allora, rifare oggi Un Profondo Rosso non ha senso, perché è anacronistico, perché non è più in linea con le tematiche odierne. Allora, quando mi dicono, sì, in Occhiali Neri l'assassino perché c'ha cattivo odore, perché puzza, e quindi praticamente la persona, che cavolata, ma è così oggi. Cioè, nel senso, oggi se tu cammini per strada, guardi per sbaglio uno, quello si gira e ti dice: che cacchio c'è da guardare, scemo, e te mena, se te va bene. Se becchi il delinquente, piglia la pistola e te spara. Cioè, quindi sono cambiate un po' le non c'è più il vecchio. È assurdo raccontare una storia con l'impermeabile nero, il cappellaccio nero, cioè come si faceva negli anni 70, negli anni 80. Quindi diventa una storia vecchia già di per sé, che dice: si è staccata dietro qualche sera per divertire, allora funziona benissimo. Ah, non ci sono più disturbi adesso, dicono. Capito? Quindi alla fine a me è piaciuto Occhiali Neri, nonostante so che a Max non gli sia piaciuto. Quindi... No, perché sta cosa? Perché a me non è piaciuto? No, non è vero. Sì, no, tu, però... sei tu. Sì, cattivone alla gogna. No, comunque no, sul serio. No, però l'osservazione che hai fatto tu sul fatto che il film tratta, diciamo, un tema, cioè il classico giallo, cioè di una vita reale, cioè è l'orrore di una vita reale, cioè di quella... Non è un giallo, perché poi non è un giallo, perché tu l'assassino lo intuisci subito. Non è che c'è il colpo di... Alla sì, dopo neanche abituati. Un'ora di film già sai che è quello l'assassino. Ma sì, sì, ma già, allora, tu eri abituato a un Argento dove ti faceva il colpo di... Cioè il finale, poi il super finale, capito? Dice gli specchi, le cose, dice ammazza. Ma era altra epoca. Era un'altra epoca. Erano gli anni 70, capito? Già con gli anni 80 lui è cambiato. Opera è un film che è più horror che thriller. Cioè alla fine poi il cinema di Argento è destabilizzante, non è mai concreto. Cioè a Dario non gli interessa più di tanto la trama, gli interessa, cioè lui ti porta dove vuole lui, capito? E guarda, io ti racconto questa cosa perché appunto stiamo parlando del cinema di Argento, credo un 4 o 5 anni fa forse. Al Maxi, che è il museo qui a Roma, fecero un esperimento e proiettarono Profondo Rosso senza scena, solo l'audio, perché dicevano che volevano provare questo esperimento con i non vedenti, e quindi non era solo il film di Dario, hanno fatto 2 o 3 film, mi sembra, anche, non vorrei sbagliare, anche dei film di Visconti, non lo so. Però io sono andato a vedere Profondo Rosso. Luchino Visconti. Ho visto, di Visconti era? Vabbè, c'era un film di Visconti. Vabbè, comunque io ho visto Profondo Rosso. Sono andato in questa sala, tutti al buio, c'erano 2 o 3 non vedenti che poi hanno intervistato, e si sentiva solo il sonoro. Alla fine del primo tempo hanno fatto, c'era anche Dario, hanno fatto forse più di 5 anni fa, magari 7 anni fa, vabbè, non ricordo bene. Hanno chiesto al pubblico se fosse stato un esperimento consono, se eravamo d'accordo, e tutti dicevano sì, sono d'accordo, perché è giusto, perché anche i non vedenti chiaramente sentono il film di Dario, quindi provano quelle emozioni. Allora io ho preso la parola, ho detto sì, devo dire... È chiaro che anche i non vedenti sentono le emozioni che un film di Dario può avere, no? Anche emozioni estreme. Però purtroppo il cinema di Argento è un cinema dove prendiamo la colonna sonora. La colonna sonora è protagonista, non è una colonna sonora di accompagno. Negli altri film noi eravamo stati abituati a sentire la musica che accompagnava la scena,
anche nei film thriller pre-Argento. E con Argento Dario ha destabilizzato il modello musicale. Allora, una scena come il tappeto dei Ninnoli su profondo rosso e la musica che parte non ti dice mai la verità, quindi un non vedente non riesce a capire, pensa che è una musica di accompagno a una scena, in realtà quella scena è protagonista. Quindi lui accorpa, diciamo, sonoro, musicale alla scena, quindi è ancora molto più difficile per delle persone che possono avere degli handicap, capito? Quindi a mio avviso quell'esperimento è riuscito al 50%. Perché? Perché proprio Argento è riuscito a dare al, in questo caso ai suoi film, quindi alle sue opere thriller, è riuscito a dare quel quid in più che non era stato mai fatto. Come un po' il rito della morte, cioè, capito? Il rito della morte, non dico che se l'ha inventato Dario Argento, ma lui sicuramente lo ha esasperato, perché se prendiamo film come Suspiria, dove la prima scena è... dove la prima scena che è la prima morte, fra lei che arriva, quindi è tutto un purpurri di situazioni, di emozioni, dura 10 minuti, capito? Da Susie Banner che esce dall'aeroporto fino a Pat Tingle che viene uccisa, dura quasi 10 minuti, cioè non sarà mai visto. Quindi lui ha esasperato il suo cinema e quindi io penso che lui sia veramente uno dei più grossi autori che hanno fatto cinema anche al di là dell'Italia, cioè esportabile. Cioè, Suspiria viene studiato nelle università americane, cioè, questo è innegabile. Poi altri autori sono stati bravissimi, per carità, Lucio Fulci e altri, e quindi poi c'è stato tutto il filone dei gialli all'italiana, però io dico, se non ci fosse stato, non dico che sono assolutista, ma alcuni film di altre persone senza un punto di riferimento di Argento non si sarebbero fatti, perché Zombie è stato il capostipite poi degli zombie italiani, e Inferno con le sue alchimie, con le sue situazioni al di là del nulla, proprio un film totalmente sbalestrato, senza trama, narrativamente ha fatto quello che voleva Dario, però ha fatto scuola per altri film italiani, è innegabile questo. Poi ognuno, guarda, per dire, Fulci è stato bravissimo perché i due thriller che lui ha fatto, che sono Non si sevizia un paperino e Sette note in nero, è riuscito a distaccarsi completamente dal cinema di Argento. Lui ha fatto due thriller che non c'entrano niente le opere di Dario. Mentre altri tipo Lenzi appunto facevano Gatti rossi in un labirinto, quindi anche nei titoli il richiamo, il guanto nero, la coltellata, il cappello nero, capito? Richiamavano molto il film di Dario, il film appunto della trilogia degli animali, e Fulci invece ha creato in queste due opere due cose completamente diverse, e questo è innegabile, capito? Quindi poi ognuno ha la sua, però Argento, insomma, quelli che dicono sì, vabbè, ha fatto solo 5 film, cioè non è così, non è così. Lascia perdere che poi io lo amo perché chiaramente io sono cresciuto con quel cinema e sono cresciuto anche col cinema di Lenzi, col cinema di Fulci, col cinema di Sergio Martino, io sono cresciuto. Sergio, pure Claudio, scusami, innanzitutto mi senti meglio? C'è ancora il problema perché ho provato a fare una modifica. No, adesso ti sento bene. Ah, sì, ok, non perfetto. Sento neanche il ritorno mio. Ok, il tuo film preferito di Argento qual è, quindi? Dire film preferito di Argento è difficile per me. Allora, c'è da dire, siccome io ero altro che nerd, io ero di più per il cinema di Argento e vengo da un'epoca dove non c'era internet, non c'era nulla. E quindi è chiaro che c'era il cinema di prima visione, seconda visione, addirittura terza visione. Io ho vissuto l'ultima fase delle terze visioni. E quindi devo dire che allora c'è il film in cui ho conosciuto Dario nel senso filmicamente, che è Il gatto a 9 code, e quindi sono molto affezionato a quel film perché lo reputo un bellissimo thriller. Però se mi devi chiedere il film che ti ha formato, che ti ha sconvolto e tutto il resto, per me è Suspiria.
Suspiria e Inferno sono i due film alchemici che io adoro più di Profondo Rosso, perché Profondo Rosso è un film, per carità, è un capolavoro, però io sono più attaccato al... Sarà che Suspiria avevo 15 anni, sono andato a vedere, è stata la prima volta che andavo a una prima di un film di Dario. Da lì poi sono andato sempre alle prime cinematografiche, perché avevo l'età, perché era vietata ai 14, quindi avevo 15 anni, potevo andare. E ho assistito a delle scene proprio, cioè, all'epoca quando avevo 15 anni c'erano i cinema pieni, capito? E gente che destabile. Poi veniva, sai, lui veniva da Profondo Rosso, diciamo un thriller, non dico coerente, perché non è coerente Profondo Rosso, è visionario, però un film che è stato 7 mesi in prima visione a Roma, un film che ha incassato, un film che, guarda, mia sorella che ha 6 anni più di me è andata... Appunto, quando è uscito il film, è tornato a casa una sera, i miei genitori gli ha detto: ho visto un film allucinante, c'ho paura pure a stare a casa, perché era così. E con Suspiria lui ha proprio cambiato le carte in regola, cioè ti ha fatto un horror. Cioè, noi stiamo parlando ancora di Suspiria che è uscito 45 anni fa, con una fotografia allucinante, capito? Non c'è. Penso che non ci sia un movimento, la macchina resa non è mai ferma, giusto in qualche occasione, c'è sempre anche un piccolo spostamento di 10 centimetri, dolly, carrelli, aquile di pietra che piombano, sa. Poi Inferno, un film che pure Carpenter dice, pazzesco, cioè quando ho visto Inferno ho detto questo può fare quello che gli pare nel cinema. E poi dopo Inferno, dopo Sospiro Inferno, che ha sbalestrato tutto, torna con Tenebre. Che è un thriller pazzesco alla luce del giorno, sanguinario fino al parossismo, ci sono 11 omicidi, mi sembra. Quindi è innegabile che lui abbia fatto cinema. Intanto c'è una domandina: perché Simonetti non ha fatto la musica di Occhiali Neri? Allora, io conoscendo Tu che questo conosci aneddoto, Claudio? sì, io diciamo feci sta domandina, però lui mi ha dato una risposta un po', Paga. diciamo, enigmatica. No, no, nessuno scoop. E boh, chiedetela a Dario, mi ha detto. Ah, beh, si vede che non l'ha chiamato. Ma sai, Sì. non lo so perché, neanche io lo so E poi perché. a me piace, apro parentesi, a me piace la musica di Occhiali Neri, è A me un artista piace, francese infatti, che io non conosco. A me piace. a me piace. Ciao Sai, Moreno. ma anche Ciao Moreno. non vorrei dire una stupidaggine, ma all'inizio doveva essere anche, credo, Tovoli il direttore della fotografia, poi non è stato più Tovoli. Ma sai, Dario si rinnova pure. Adesso con Claudio non lo so, perché Claudio ha fatto tantissimi film suoi, ne ha fatti un sacco, La capito? maggior parte, sì. Sì, sì, dice quest'anno ricorre, leggo la domanda, la leggo io, il 40° anniversario di Vai, vai. Tenebre, sì. E Antonio Tentori e Roberto Lasagna hanno scritto il Sì. libro Tenebre. Sì. Infatti sono curioso anch'io Questo di weekend c'è un leggere. evento, Claudio, ce ne C'è vuoi un parlare? evento, al di là degli eventi che Roma. si susseguono, però il 30 ottobre c'è un evento a Roma, ad Acilia, appunto di Tania Bizzarro, che farà Ore d'Orrore, praticamente, il sito Ore d'Orrore. Faranno questo evento sul libro appunto di Lasagna e Tentori al ristorante Acilia di Acilia 300 e Tania Bizzarro e Marcus che hanno invitato, c'è cioè questo evento dove ci sarà Lamberto Bava, Mirella D'Angelo, Mirella Banti, insomma diverse persone, si parlerà di Tenebre, c'è la presentazione di questo libro, molto interessante, sicuramente un bel libro, sì. Proprio qualche mese fa abbiamo avuto sia, scusate, Antonio Tentori, ospite del canale per la puntata dedicata a Lucio Fulci, mentre Roberto Lasagna per la puntata dedicata ad Dario Argento. Sì. No, sono curioso di leggerlo questo libro perché secondo me è fatto molto molto bene. E quindi vedrò, sì, poi prima del 30, che è domenica appunto,
Loro stanno in tutta Italia, stanno promuovendo il libro. Poi anche il 31 ci sarà un'altra presentazione all'Overlook, che è una libreria al centro di Roma. Quindi chi può venire, veramente venga. Beh, quello di organizzato da Tania e da Marcus, cioè da Ore d'Orrore, è un bellissimo evento, perché sarà una serata proprio per stare insieme, quindi bellissimo. Certo. Infatti non C'è vedo anche l'ora. la cena, se non sbaglio. C'è anche? La cena, ho Sì, capito è male. proprio. Ho Sì, c'è visto. la cena, c'è l'incontro con le Sì. persone, si parlerà del film. È un po' un incontro, una grossa famiglia che si ritrova, quindi aperta a tutti, tutte le persone vogliono venire, insomma, cioè non è... Giovanni, però tu un ci vai allora a bell'evento. questa cena? Non ho capito. Giovanni, ci vai a questa cena? Ma Giovanni, tu stai a Roma? No, io sto in Puglia, sto a Lecce, sto Arriva. troppo lontano. Non lo sapevo, non lo sapevo. Mannaggia, se fossi più vicino. E vabbè, ma Giovanni, Max, hai tieni una qualche altra copia per domanda? me, per favore. Sì, se Come? Claudio mi tiene via una copia del libro di Ah, te, ok. me Sì. la consegno. Perché non potrò venire, purtroppo stavolta devo passare. Sì, no, a proposito, sì, volevo fare un'altra domanda. A proposito di quando si cita Suspiria, inevitabilmente mi viene in mente il remake fatto qualche anno fa, ma non voglio parlare di Guadagnino adesso, ma bensì di un altro remake che ho letto che dovrà uscire, ma di Fenomena. Che è sta storia? Claudio, sai qualcosa? Ma io ne so quanto te, quindi non si capisce se è una serie televisiva, se è un reboot, se è un sequel, se è un remake, non lo so, perché poi i diritti sono della Titanus, e quindi la Titanus fa quello che vuole. Appunto, Sì. e infatti. Ma sai, è sempre la solita cosa del chi è contrario, chi non è contrario, chi dice per carità non toccate Fenomena, chi invece sì, vediamo. Io sono, nonostante, ripeto, sia un fan di Argento, non sono così negativo se toccano un'opera, perché il fattore principale è tanto l'opera originale rimane quella. Tu Ma non ti indubbiamente. porta. E quindi anzi, la rispolverano, capito? Se ne riparla, la gente lo rivede. E poi se un'opera è molto Da un forte, lato, come è sì. successo, se un'opera è molto forte, come è successo con Suspiria, io sono andato a vedere Suspiria e ripeto, e Suspiria è il film della mia vita, perché ce l'ho pure la copia in 35 mm a casa. Sono andato a vederlo perché ho detto, oh, magari ha fatto un capolavoro. Che ne so, ha toccato, non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto non perché ho detto ah, ha toccato Suspiria, non doveva farlo, no, perché a mio avviso il film non c'entra nulla con Suspiria. Allora, se fai un remake, fai il remake di Suspiria, se non lo chiami, che ne so, La notte buia dei coltelli a Berlino, cioè perché lo devi chiamare Suspiria quando non c'ha nulla di Suspiria? Nulla, perché ci sta la scuola di danza, perché ci sono le streghe buttate lì così, si parla di tutt'altro. Lui racconta tutta quanta la storia politica del 77. Quindi, perché? È una, diciamo, una costruzione a tavolino, perché Suspiria, chiaramente, se lo chiamavi La notte lunga dei coltelli a Berlino, non se lo trombava nessuno, parliamoci chiaramente. L'hai chiamato Suspiria, la gente dice, vabbè, fammi andare a vedere Suspiria, perché magari non c'entra niente, però è Suspiria. Che avrà Certo. fatto meglio o peggio di Argento? Questo, capito? Quello mi ha dato un po' più fastidio. Lui ha fatto un film autoriale che poteva chiamarsi, poi alla fine, vabbè, ha fatto sta slascerata, capito? Sta peracottanata finale, che a me non è piaciuta, vabbè. Però, guarda, io sono stato molto, quando mi sono messo seduto al cinema, i primi 10 minuti ho detto, beh, è un bel film. Devo dire che è un bel film. Poi una noia mortale, un'autocitazione arrogante, presuntuoso, dura 2 ore e 20, poteva durare un'ora e 40, era la stessa cosa. Poi anche questa forma di allora la lei, la Tilda Swinton, che ha dovuto fare tre personaggi, no? E quindi anche quando faceva il vecchio, tu immaginati a livello anche di preparazione. Cioè che ogni giorno dovevi fare, ogni giorno, ogni volta che giravano con Tilda Swinton vecchio,
ore e ore e ore al trucco, spese da morire. Per che cosa? A cosa è servita quella cosa che lei doveva essere, una pippa del regista? Perché io vorrei sapere a che cosa è servito questo sdoppiamento dell'attrice in persone finale e altre persone. Ma non lo so, forse non l'ho capito io, per carità. Però l'ho trovato, quindi un film pretenzioso che è, il budget è stato altissimo, altissimo, e ha incassato in tutto il mondo tipo 4 milioni, 5 milioni d'euro. Cioè, è stato un flop micidiale, questa è la verità, inutile che mi racconta. Poi la gente, per carità, c'è chi l'ha apprezzato, chi ha urlato al capolavoro, chi ha detto per carità se può vedere, cioè queste sono le opinioni soggettive di ognuno e ci sta. A me non è piaciuto, io anzi, ironicamente, quando l'ho visto, ho detto l'unica scena che mi è piaciuta, ho postato la scena, era dove si vede basato da una storia scritta da Dario Argento e Dario Nicolodi, cioè quella è l'unica cosa del film che mi è piaciuta, basta. Però è vero, non fa paura, non, le musiche sono anche, York l'ha fatte pure un po' moscette, e poi ragazzi, quelli che dicono sì però Suspiria insomma, adesso, ma voi vedete Suspiria nel 1977, cioè Suspiria non vedete adesso, cioè voglio vedere fra 40 anni il Suspiria di Guadagnino, ne parla già più nessuno adesso, cioè il Suspiria di Argento che è uscito nel 77, cioè voi dovete vedere quel film in quel periodo storico, è chiaro che adesso può far sorridere, no? E dice vabbè, siamo abituati a un cinema diverso, ma immagina solo la violenza in quel periodo, e venivamo dagli anni bui del terrorismo italiano, quindi noi, cioè io ho vissuto il rapimento Moro, capito? Quindi non era una cosa, l'austerity, il disagio di andare a piedi, cioè c'era tutto, e lui usciva con queste, cioè Profondo Rosso e Suspiria, già Inferno è più dal punto di vista tecnico, anche se a me, secondo me è capolavoro, però dal punto di vista tecnico è più perfettino, perché Romano Albani, come direttore della fotografia di Inferno, è diverso dal Tovoli nevrotico di Suspiria. Suspiria è una luce nevrotica, è una luce satura. Inferno è una pseudo Suspiria, un po' più gentile, un po' più carino, capito? Un po' più perfettino. Suspiria ha destabilizzato veramente le regole del cinema horror, e quindi quando tu mi parli di Suspiria, parlami quando è uscito, come Profondo Rosso, parlami quando è uscito, no adesso, dico Suspiria è una cazzata, alt, adesso può pure sembrare, cioè come dici adesso, se vedi L'Esorcista è chiaro che dici, vabbè, quella che gli si gira la testa, che strozzata. Non fa più lo stesso effetto, magari. Ma non la fa più, ma oltre a non fare lo stesso effetto, il problema dell'esorcista, nel senso, la potenza del film L'Esorcista qual è? Non è tanto nel lei che col crocifisso oppure si gira la testa, vomita verde, quelle sono cazzate che all'epoca ti potevano colpire. Quello che colpisce ancora oggi di quel film è tutta l'introspezione di lui, di padre Carras, che appunto la madre sta in un manicomio, il disagio suo, la paura, cioè sono le cose che tu non vedi, quella è la potenza dell'esorcista, no, è il vomito che gli fa tipo uno spruzzino, quello non c'entra niente. Quel film ancora oggi, se tu lo vedi, cioè ti fa paura quella tematica, ti mette in disagio, capito? La scienza reale che non supporta la religione, perché in America è così, e quindi sì, vabbè, portatelo da un prete, capito? Cioè, c'è tutta una logica, una stratificazione dell'opera. Questa è la cosa fondamentale nel film L'Esorcista, come in altri film che non sono horror, cito Ultimo Tango a Parigi. Ultimo Tango a Parigi è un film pazzesco, di un rapporto isolante fra due persone, cioè tu vedi solo due persone, certo c'hai Marlon Brando che è il top, cioè Marlon Brando ce l'hai, lo metti in una stanza, gli metti una macchina alla presa e gli fai quello che vuoi, cioè capito, perché era pazzesco. Però cioè, il burro film, cioè quando diceva la scena del burro, ma non è la scena del burro perché lui col burro, cioè capito, cioè è tutta la sodomia, cioè il fatto di lui che riesce a sodomizzare lei, ma mentalmente, non fisicamente, cioè lei, cioè è lei che ribalta tutto, lo uccide e poi gli dice no, ma io non lo conoscevo,
perché è un rapporto fatto fra quattro mura, cioè la bellezza è quello del film, come, quindi ci sono tanti film che reggono e hanno fatto storia per le tematiche, non tanto per l'effettuccio, capito? E questa è la cosa principale, la cosa che, certo, quindi in Suspiria, fra remake e originale, quella la potenza. Certo, certo. Parere personale, eh? Sì, sì, no, ma assolutamente fai bene. E poi di dell'Esorcista mo si parla ormai da anni che dovrebbero fare un remake, forse l'anno prossimo, non si capisce. Secondo te, ma... sono progetti che hanno senso? Ma sai, allora, il discorso di fare i remake o i prequel o i sequel, l'unica cosa che mi terrorizza è che non tanto che tocchino l'originale, perché ripeto, l'originale ha luce propria. Se un film è diventato un film di culto, rimarrà sempre film di culto, e penso che sia molto difficile superare il film di culto. Può succedere, eh? Può succedere. Per esempio, io, Maniac, quello degli anni 70, a me non piace moltissimo, per me il remake è fighissimo. A me è piaciuto molto più il remake dell'originale, anche se l'originale è più sporco, è più cattivo, quest'altro è più patinato, certo, tutto quello che ha scelto il regista, una forma narrativa appunto tutto in soggettiva, quindi ha dato anche un'originalità. Quindi sai, i remake per me, vabbè, tanto la cosa che mi destabilizza è che se fai remake, i sequel, i prequel, i reboot, come ti dicevo, significa che non c'è più. C'è poco spazio, o non ci sono idee per fare nuove storie, oppure non te le fanno. Cioè, se vai sempre molto sul sicuro, e questo è pericoloso, perché poi nessun produttore dice: ah, hai scritto una storia noir di un certo tipo, ok, fammela leggere, te la produco. Perché vuole cadere sul sicuro, e quindi dice: no, vabbè, ma il remake di Suspiria va bene. Cioè, il remake di Suspiria per andare bene doveva essere fatto con 5 milioni d'euro. No, con, che ne so, 18, 20, e allora sicuro che rientravi, perché c'è sempre il rischio di ti porti vicino a così all'originale. Però per me possono farli, non è problematico. Adesso vogliono fare Fenomena, sai, Fenomena è bello, ma non è stato dirompente come è stato Suspiria, Profondo Rosso, questi film epici degli anni 70. Quindi magari troveranno una linea. Certo, se fanno un sequel non saprei che cosa possano raccontare. Cioè, che fanno? Lei che ritorna vecchia, che la figlia parla ancora con gli insetti. Cioè, boh, non lo so che possono raccontare, che possono inventarsi, perché è una storia fantastica, secondo me, compiuta. E poi anche lì, 85, io ho cominciato a lavorare con Dario, quindi per me pure è un bellissimo film. Certo. Max, hai qualche domanda? Max Sì, vabbè, più è che altro una catatonico. curiosità. Sei catatonico. No, no, sto ascoltando. No, io mi incanto ad ascoltarti, Claudio, quindi Ammazza, rimango così. grazie. Allora, no, non lo so se puoi rispondere a sta domanda, perché comunque io ho sempre legato a braccetto Soavi, Argento e Bava. E secondo te, se ci sono differenze e analogie fra loro tre? Ma Bava chi, Lamberto? O Bava Lamberto, Mario? sì, Lamberto, Argento, Soavi, chi ha preso spunto da chi? Chi somiglia di più ad Argento? C'è Argento e poi sotto Bava e poi Soavi. Cioè, se qualcuno ha preso spunto d'Argento, se ci sono differenze, se sono diversi, se ci sta qualche similitudine, secondo te? Ma allora, prendiamo Bava, cioè dire Argento là, Bava e Michele, trovo anche che sia sbagliato, perché è come se dicessi Argento là, Fulci qua, Martino qua, no, ognuno ha fatto il proprio, quindi ognuno ha il No, non suo era una classifica diverso. la mia, No, 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 attenzione. no, 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 dico no, ti rispondo per quanto mi riguarda, quindi io non riesco a vedere, prima ho detto Argento è stato un innovatore su alcune cose,
che poi tutto ritorna, perché il cappellaccio nero, i guanti neri ce l'aveva pure Bava Mario, Sei donne per l'assassino, ma ce l'aveva la Scala a chiocciola. Capito? Quindi vedevi impermeabile, i guanti neri, il cappellaccio, quindi nel senso c'è sempre un ritorno a tutto. Più che altro non si inventa nulla. Devi sicuramente nel momento in cui tu presenti un'opera, se riesci a essere innovativo, allora ecco che c'hai quel trend union col pubblico. E quindi Argento lo è stato, ma a suo modo lo è stato anche Lamberto Bava, lo è stato Michele Soavi. Ecco, io per esempio Michele Soavi, quando dicono l'enfant prodige poteva essere l'erede di Dario, secondo me è sbagliato dire questo. Michele ha fatto sempre un cinema suo, un cinema caratteristico, non ha mai, non dico scopiazzato, non è mai stato influenzato da Dario. Cioè, i film di Soavi sono molto stratificati, anche storie semplici come La Chiesa, La Setta, hanno diversi piani di lettura. E come Lamberto Bava forse poteva ispirarsi, che ne so, alle atmosfere argentiane con La Casa con la Scala nel Buio, ma Macabro no. Cioè, Macabro è un film completamente diverso dai film di Dario. Tutti i film che lui poi ha fatto buttandosi sul fantastico sono cose che rimangono col marchio Lamberto Bava e hanno avuto un successo pazzesco. Quindi Soavi, che poi si è buttato sulla televisione, ha fatto che secondo me la televisione, diciamo, degli anni fine 90, prima 2000, primi anni 2000 è stata molto più cattiva quella che ha fatto Michele, e perché quando lavorava con la Tau 2, e quindi ha fatto Donato Bilancia, che è una serie televisiva cattivissima. Ha fatto tutta la serie di Ultimo, che può piacere o non può piacere, ma è stata una serie molto seguita. Certo. Francesco è andato su Religione. Cioè, Michele è veramente un autore poliedrico, forse uno dei più poliedrici che abbiamo in Italia, perché lui ha rappresentato tutto. Ha fatto appunto il film religioso, che è Francesco, ha fatto i polizieschi, diciamo, La Uno Bianca, pazzesco. Quindi Bava, a suo modo, si è sganciato poi da una certa influenza argentiana, capito? Argento è quello che invece ha perseguito per sempre una linea di condotta. Però dire Dario è il maestro, gli altri due sono i pupilletti, no, non credo che sia né giusto, ma che neanche sia vero. Ognuno ha creato un modus di raccontare, che se quando vedi i film dici, ah sì, questo è Lamberto Bava, questo è Michele Soavi. Michele Soavi, con Arrivederci Amore Ciao, ha fatto un capolavoro. Cioè, è stato il precursore da film appunto come Gomorra, Suburra e tutto il resto. Non ha avuto lo stesso riscontro di... Cioè, io dico sempre, che cosa ha meno Soavi, meno di Stefano Sollima? Secondo me nulla. Eppure Sollima riesce a fare i film con gli americani. Certo. Michele ha scelto un'altra strada, che poi anche Michele era andato in America dopo Della morte d'amore, e poi è stata una sua scelta. Se non sbaglio, doveva girare Dal tramonto all'alba, o sbaglio? Sì, lui doveva girare, c'è sul documentario Aquarius, sì. Visionarius, lui doveva girare, sì. Che arrivò questa sceneggiatura Dal tramonto all'alba, firmata Quentin Tarantino, e lui non l'ha letta, e secondo lui erano due film in uno, perché in realtà sono due film in uno, perché la prima, certo, parte racconta una storia, la seconda è un cazzeggio, che poi a me piace Dal tramonto all'alba, però un cazzeggio di lotta fra normali e zombie e vampiri, cosa, e quindi vampiri. Diventa tutta una cosa così, e lui l'ha rifiutato, ma questo è ancora peggio, perché vedete, tanti anni prima, quando lui stava a Viareggio e faceva il giurato al Festival di Viareggio, Tarantino presentò Le Iene. E lui camminava, questa è storia, è vero, certi dicono, ah, Michele se l'ha inventato, non si è inventato assolutamente nulla, lui camminava sul lungomare di Viareggio e Tarantino si è inginocchiato, gli ha detto, you are Michele Soavi, io sono un fan di Stage Fright, che sarebbe Deliria. E voleva che, e lui, anzi, Michele ha detto, chi è sto matto, capito? E voleva che lui vedesse le Iene, che lui aveva portato fuori concorso Le Iene.
E Michele ha raccontato che le Iene dopo 10 minuti le avevano annoiata e lui se n'è andato dal cinema sotto lo sguardo di Tarantino per guardare. Però nonostante questo è successo nell'87, 88, che è le Iene, 88 non mi ricordo. No, le Iene del 91-92. 91, scusa, sto dicendo 88-87 è Deliria, scusa. Sì. Quindi dopo questo episodio lui ha dato, nonostante questo, poi gli aveva mandato la sceneggiatura di Dal tramonto all'alba. Certo. Quindi non ce l'aveva con Michele. Poi Michele ha deciso di non farlo, basta, l'ha fatto Rodriguez. Queste sono delle belle chicche da ascoltare. Vabbè, senti, Claudio, Michele dall'86, anzi 85, scusa, Dario Argento World of Horror. Ah sì, sì, del documentario. Il documentario su Dario Argento. No, un documentario, il documentario. Senti, Claudio, in questi ultimi minuti di diretta io volevo farti una domanda. Cosa ne pensi del cinema horror post 2000? Italiano, ovviamente, se ci sono film che ti sono piaciuti, registi che reputi bravi, che ti sono piaciuti, insomma. Allora, stiamo parlando di cinema in generale, horror? No, sempre cinema horror. Che va al cinema, perché il discorso dei film horror italiani, che ormai purtroppo il 90% sono film indipendenti, certo. E poi c'è qualche film sporadico che è uscito al cinema, oppure un po' più importante, ma sai, poi venendo da quel cinema, mi accusano di essere cattivissimo col cinema indipendente, ma non è vero assolutamente, che poi io faccio cinema indipendente, quindi non è che io faccio il cinema con i miliardi, quindi anzi i milioni adesso, quindi assolutamente. Io scindo sempre l'indipendente dall'amatoriale, quella è la cosa principale. Mm-hmm. E quindi se tu mi presenti un'opera amatoriale, io non riesco a dire che c'ha cuore, come dicono certe, cioè persone che dicono c'ha cuore, però ci ha messo tanto sudore, tanto impegno. Ok, sono d'accordo, significa essere cattivi dicendo sì, ci avrà messo anche cuore, sudore e cosa, però il film ha delle defaillance, quindi magari puoi aspettare un po' più di tempo per farlo, di raccimolare qualche soldo in più, anche pochi, ma fare una cosa magari diversa. Il fatto del cinema indipendente di oggi è che non esiste una palestra, non esiste una scuola di set, se non riesci a entrare nei canali giusti, capito? Allora, se tu riesci a fare le serie televisive, quelle che si fanno, che appunto Gomorra, A casa tutti bene, o altre serie televisive, questo cioè di Verdone, di Tornatore che farà adesso, allora se riesci a prendere quei canali e poi fai un excursus tuo personale, riesci a entrare in determinati giri, però è chiaro che poi quando presenti un'opera horror hai delle defaillance, perché l'horror è quello che è oggigiorno. Io non dico che è morto, non voglio dire questo, è morto quel tempo del sogno, quello è morto sicuro, basta, è finito, è inutile che dicono, io quando sento faccio un film con le reminiscenze degli anni 80, è sbagliato. Cioè, allora, primo perché non le hai vissute, quelle atmosfere non le hai vissute, le hai prese dai film che stai vedendo, ed è sbagliato rifarti a quelle, capito, atmosfere. Il mio discorso è completamente diverso. Quando io ho scritto Every Blood, se volevo fare quello, dico, a me piace omaggiare con quegli attori, perché io ho vissuto quei film. Quindi Giovanni Lombarda dice, io ci ho lavorato come assistente, come aiuto regista, quindi non mi so, la mattina io voglio fare un film anni 80. Secondo me è sbagliato questo. Ma al di là di questa scelta che uno può fare, il discorso è che per la grande maggioranza del cinema indipendente, quando riescono a fare un prodotto, non dico dignitoso, ma che possa far parlare di loro, e poi dopo la distribuzione, quello in Italia non esiste una distribuzione, a meno che tu non
non riesce a entrare in quei canali distributivi dove, ok, ti faccio fare il film, capito? Quindi quando dicono c'è una rinascita del cinema horror, qual è la rinascita? Che ti posso dire? Dei manetti che hanno fatto Diabolic? Di De Feo che fa The Nest o l'altro che ha fatto adesso? E poi chi altro? Classic Horror Story però è un bel film, mi è piaciuto. Allora, Classic Horror Story devo dire che all'inizio mi è piaciuto. Io non mi è piaciuto alla fine, perché secondo me gli ultimi 20 minuti, allora tu non puoi cambiare un film, è mio parere personale, mi assumo la responsabilità, capito. Perché è un mio parere personale, da spettatore, neanche da appunto da personaggio che ha vissuto il cinema e fa cinema, no, voglio da personaggio che va da spettatore. Cioè tu non puoi bleffare alla fine inventando di tutto quel purpurri degli ultimi 20 minuti, cioè io non l'ho apprezzato sinceramente. Fino a un dato punto ho detto bel film, mi piace, lui sa girare, però cioè, non si può bleffare alla fine così. Cioè tutto ciò che è stato raccontato negli ultimi 20 minuti, secondo me anche dal punto di vista narrativo è sbagliato. Cioè non è sbagliato, cioè è un è una cosa che io non avrei fatto. Perché e quella è stata secondo me la defiance del film. E poi ripeto, ma sono tre casi, capito? Perché non mi puoi dire appunto di questi autori il cinema horror è rinato. No. Cioè, non è così. Tipo Zampaglione, che ne pensi? Tulpa? No, Zampaglione non, Tulpa non mi è piaciuto. Tulpa non mi è piaciuto. Shadow sì. Shadow non mi è piaciuto. Tutto non mi è piaciuto perché non mi è piaciuto proprio il confezionamento e la recitazione. Cioè, credo che da Zampaglione mi sarei aspettato una cosa diversa. Amante dell'horror come lui, però Turpa è, cioè addirittura, ma anche la fotografia, cioè, non lo so, è un film, poi volevo mangiare un po' il thriller anni 70, secondo me non è riuscito, non mi è piaciuto, no, devo dire no. Poi quali sono gli altri degni, diciamo, che vanno al cinema, oltre questi quattro? Boh, io non mi viene in mente niente. Cioè, adesso certo. È uscito l'ultimo film, che poi non è un horror, non è un film, non l'ho visto, di Bianchini, che è L'Angelo dei Muri. Io non ho avuto il tempo neanche di vederlo. Cioè, uno riesce a fare un film che può interessare, perché credo che sia un noir, non lo so, poi lo vedrò prima o poi. E è stato a Roma, è stato 4 giorni, alle 17 e alle 8:30, cioè... Ma chi va al cinema alle 17? Cioè, questi distributori sarebbe da sparaglie, capito? Cioè, dai, non puoi massacrare un film così. Cioè, è meglio che non esce. Se deve uscire alle 17, ma chi ci va? Ma neanche le persone anziane vanno alle 17. Mettimi un po' più di giorni. Io non sono riuscito, ho detto, lo devo andare a vedere, l'avevano già tolto. Che magari in quei 3-4 giorni non è che sei sempre libero, capito? Poi di gente che va al cinema. Poi c'è tutto uno stuolo di indipendenti. È un film che non mi è dispiaciuto comunque, Il Signor Diavolo, anche se quello chiaramente è diretto da un certo Pupi Avati. Non ti è piaciuto? No, a me non è piaciuto. Guarda, adoro Pupi, ma Pupi Ogiano lo adoro, ma Pupi Ogiano, sì, ha fatto la lapsus. Pupi Avati. Che conoscevo Pupi Avati, però... Non c'era qualcosa di, non lo so, non mi è piaciuto tanto, non mi è piaciuto tanto. Io non ho voluto vedere, no, a parte vabbè, per Avati, però per lo sfizio di vedere Andrea Roncato in un film horror. Sì, quello sì, lui è bravissimo con gli attori, Pupi Avati è bravissimo. Però io ho trovato, non mi è piaciuta la fine così sbrigativa, per esempio. L'aspettavo un po' più diluita. Però c'è qualcosa in quel film, poi io sono molto legato alla Casa delle Finestre che ridono, a Zeder, quindi sono altri, insomma. Sì. E questo l'ho trovato un po' leggerino, la fotografia non mi è piaciuta tantissimo. È sempre un film di una persona, si vede, non è un indipendente, chiaramente stiamo parlando di Pupi Avati.
quindi anche tutti però... i defunti tra i morti, quello pure era bello. Sì, stupendo, stupendo. No, no, io quello lo adoro, quello lo adoro perché insomma una cosa, una commedia ironica carinissima, carinissima. No, no, quello, quel film lo adoro proprio, è stupendo. Però il signor diavolo, ripeto, c'ho un po' di così, così. Un po' così. Poi altri, sai, ripeto, poi ci stanno un sacco di indipendenti, chi più chi meno ha proprio spazio, capito? Mm-hmm. Un autore che a me piace è Domiziano Cristofaro, per esempio, a me piace. Può far film che non magari non, non sono molto inclini alla tua idea di cinema horror, però è almeno uno che ha una, un suo tipo, è un tipo, ecco, c'ha un suo cinema, capito? È un, è un conoscitore, è una persona molto, secondo me, molto pratica, molto colta, mi piace, lui mi piace come fa, non accetto tutte le cose che fa, perché sono delle cose che io non farei, perché il suo cinema, però alcuni film a me sono piaciuti, lui secondo me è un autore indipendente che mi piace, e poi ripeto, poi ce ne sono tantissimi, ma tutti che stanno un po' così, capito? Quindi certo. Levato quei 3-4 che riescono ad andare al cinema o nelle piattaforme serie, e gli altri, ecco, sono un po' così, e questo è il cinema horror adesso italiano. Quello sì, non l'abbiamo non nominato, è morto, non è morto Misischia, vero Max? Però, sì, c'è Misischia. Vabbè, ma lui fa parte sempre, diciamo, del gruppo Manetti, nel senso che i produttori sono i Manetti, quindi lui, ecco, sì, sta, diciamo, come, come si chiama, anche Letto numero 6, Milena Cocozza, si chiama Milena, no? Sì, Milena Cocozza, che a me è piaciuto il film. Sì, ci sono queste cose, appunto, dentro queste, ecco, i Manetti hanno fatto una sorta di film mirage, tra virgolette, no? Hanno fatto una sorta di, e quindi ci hanno, producono anche opere di altre persone, quello sì. Però se devo dire, cioè, poi sono dei circoli poi alla fine, perché non è che, ripeto, io per dirti la mia sceneggiatura, ho cercato di proporla a diverse persone, e poi alla fine non è che c'è questi, e la sceneggiatura non è che l'ho scritta solo io, l'ho scritta persone che fanno sceneggiatura, cioè è una bella sceneggiatura, che poi sia un po' particolare o molto difficile, questo è un altro discorso. Però la sceneggiatura, però non ci sono proprio interlocutori, capito? Non è... è difficile in questo, e allora, sai, quando non c'è una, non c'è una film mirage dell'epoca, capito? Sì. O un Argento dell'epoca, che poteva, o altri distributori e produttori dell'epoca, e quindi allora gli indipendenti, è chiaro che non sono tutti, ci sono degli indipendenti che hanno delle grosse defianze, però anche loro poi alla fine non hanno un punto di riferimento, e quindi poi dicono ok, me lo produco da solo, spendo quei tot mila euro, mi prendo la telecamera che voglio io, gli attori, però poi si rischia poi alla fine che scende proprio il livello di tutto, capito? Mentre all'estero, perché non la metti su una bella casa di produzione? Sì, io, ma film mirage, ma neanche morto, ma neanche morto. No, ma perché? Sei matto, Max. Non è più, non è più il tempo, non è più il tempo del sogno. Sono romantico, non sono romantico. Andiamo a finire sempre lì. Sempre lì va a finire. Il tempo del sogno è finito, basta, è quello. Capito? Più da fare. Questo è quanto. Guarda, un'ultima domandina per Claudio. Vai, fai l'ultima, vai. Bene. Vai. Ma è una domanda a bruciapelo proprio. Un attore italiano, ovviamente attuale, no? Che... farebbe piacere lavorare, Claudio, che contatterebbe per un suo film. Uomo? Se c'è, ovviamente. Uomo? Sì, sì, uomo, uomo. Uomo o donna, dai, entriamo. No, diciamo uomo, ma secondo me è Borghi. Alessandro Borghi? Sì. No, Alessandro. Oddio, come si chiama di nome? Alessandro.
No, Alessandro. Si chiama Alessandro Borghi. Alessandro, sì, si chiama Alessandro. Pensa, mi veniva Michele. C'è il dubbio. No, no, Alessandro Borghi, sì. No, Alessandro Borghi. Sì, Alessandro Borghi. C'è una domanda da parte di Nicolas. Un regista italiano può provare a rivolgersi a produttori esteri? Beh, se li conosce, sì. Perché no? Però se sei alle prime armi o se non hai un potere contrattuale che ti conoscono all'estero, sai, il film poi deve vendere anche all'estero, perché la gente, i produttori non è che mettono soldi così, capito? Quindi, perché provarci, sì. Come quando uno, che so, se scrive una storia, se ha già fatto un film magari che ha vinto qualche festival, quindi un film degno di nota, e poi vuole contattare un attore, che ne so, francese, spagnolo, perché no? Guarda, gli attori oltremanica sono più disponibili sicuramente degli attori italiani. Ma non lo dico io, lo dicono persone che hanno lavorato. Tu puoi mandare a un copione così a un'agenzia francese, quella glielo fa leggere. In Italia, aspetta, chi sei, che hai fatto, boh, quanto hai incassato, spavolto, farò vedere. Cioè, sì. Io ho mandato una sceneggiatura di un, non dico l'attrice perché per gusto non si dice, tramite un mio amico regista, l'ho mandata a lei, quindi tra virgolette segnalato, quindi, cioè questa neanche ha letta, neanche ha avuto il coso di, cioè era amica di questo regista, cioè almeno di, guarda, non ho tempo di leggerla, cioè, capito? Quindi l'Italia è il non plus ultra per queste situazioni, capito? Okay. All'estero è innegabile che non sono così, è la verità. Cioè, chi dice il contrario mi faccia conoscere gli attori che sono così disponibili. Poi ci sono attori disponibili, per esempio io quando ho girato Aquarius Visionarius ho intervistato Luca Zingaretti, è squisito. Cioè, capito? È proprio una persona carinissima. Quindi, poi ne ho intervistati tanti altri, non solo su Aquarius, cioè, che boh, al suo Aquarius una persona è stata qua, però non lo dico, però capito, prima di avere l'intervista sono passati 3 mesi proprio, ma fa, poi vieni qua 20 minuti e poi te ne vai, cioè a sto livello, cioè, ora che finiamo la trasmissione facciamo due chiacchiere così escono questi nomi. Ma l'ho detto a un festival, mi sembra, l'ho detto al, ho proiettato Aquarius alla Spezia Film Festival l'anno scorso. Sì. Alla fine ho fatto, chiaramente, hanno fatto delle domande e uno mi ha chiesto, ma c'è qualche di questi intervistati, personaggi che hai intervistato, che insomma te l'ha fatta un po' prima di darti l'intervista? E io ho fatto, sì, sono due, ma non, per correttezza non dirò i nomi. Pa, l'ho detti tutte e due. Questo e questo sono veramente due teste di abbacchio. Addirittura. È la verità, però adesso non mi va di fare i nomi, chiaramente. No, tranquillo. Tanto adesso finiamo la diretta, poi ne parliamo tra poco. Max, se hai qualche domanda, altrimenti concludiamo questa diretta insieme a Claudio. No, volevo solo concludere che, vabbè, aspetto la disponibilità di Claudio per proiettare a febbraio qui in provincia di Napoli il suo documentario. Non il tempo del sogno, ma... Sì, l'Aquarius Visionarius. Sì. Ma quello mi sa che lo devi guardare da solo, perché la qualità, Claudio può confermare, non è che sia ottima. Non ho capito. Se il documentario che mi hai passato tu, la qualità non è ottima, lo deve sapere Max, che se lo vuole proiettare sul maxischermo. Aspetta, io quale però t'ho passato? È quello che c'è anche l'immagine di sfondo, copyright, eccetera. No, ma lui è un formato migliore, secondo me. C'era il coso, c'era Not for Commercial Use. Bravo, sì. No, vabbè, quella è proprio è un file MP4 proprio bassissima risoluzione. No, quella non è, no, quella è bassissima risoluzione. È stato fatto in un modo non certo 2K, quello sempre, perché abbiamo preso poi degli spezzoni, però io l'ho proiettato al Toror a Torino, l'ho proiettato al Fanta Festival, l'ho proiettato a Sieges, quindi no, cioè, no, si proietta al cinema, cioè non c'è problema, però certo. Non è il file che ho dato a te, perché quello era il file, sì. Per vedere, quello è il file da mandare ai festival quando lo fai vedere, capito? E poi dopo gli dai quello senza watermark, perché già il watermark ti abbassa
Mi sembra che il file originale sia intorno ai... C'ho due file, uno 30 giga e un altro 12,5. Io proietto quello 12,5. Il tuo mi sembra che un giga è qualcosa, una cosa del genere. Ma pure meno, pure meno. Pure meno? Sì, sì, no. Pure meno. Forse era un giga proprio, esatto, sì. No. E va bene. Ok. No, beh, io... A febbraio riusciamo a fare sta proiezione qua a Napoli. Molto volentieri. Molto volentieri. Come, Claudio? Molto sì, volentieri, sì. Ho detto. Grazie, dai, catatonico, grazie. Catatonico. Max, no, è catatonico. Sta già a dormire, Max. Arriva con ritardo. Tu lo inquadri da qua, c'ha tutto steso sul letto. No, no, no. No, sto leggendo, ti stanno facendo ancora i complimenti per Killing Birds. Tu non ne vuoi parlare, però qua i complimenti ti arrivano ancora. Sì, sì. È un, infatti, cult, è un cult. È un cult. Dai. Accettiamola, no? Come cosa? È un cult. Vabbè, accettiamo. Vabbè. Non ok, dai, con questo silenzio di Claudio eloquente va bene, concludiamo qui allora questa diretta. Io veramente ringrazio Claudio per aver partecipato. Io ringrazio voi, che è sempre e magari voi. Non facciamo passare un altro anno, quindi no, sicuramente no, mi fa molto piacere. Io non sapevo proprio che era passato un anno, pensate, io pensavo sì. Prima no, effettivamente è passato un anno. E niente, ringrazio anche Max per aver partecipato alla diretta. E niente, vi auguro a tutti una buona serata. Per chi è arrivato alla fine, potete tranquillamente domani mattina recuperare tutta la puntata. E niente, buonanotte a tutti e a presto. Ciao, grazie. Ciao, ragazzi, buonanotte. Ciao, grazie. Ciao, ragazzi. Chiuso. Vediamo, gira, 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 gira. E quando...